Village, la semifinale di Champions League mette di fronte i campioni della Liga del Real Madrid e quelli della Premier League del Newcastle. Chi vince va a giocarsi la Coppa contro la vincente di Schalke 04 e Spagnol. Newcastle velocissimo, subito in avanti con l'azione che può transitare dalla sinistra, ancora dentro il contrasto, attenzione, palla portata, allargata, poi a destra dove arriva il gol di Angelucci che sblocca la gara, 1-0 Newcastle. Il Real Madrid prova ad andare in pressione, riesce a recuperare il pallone, attenzione all'entrata, il fallo del portiere, sarà calcio di punizione. Di Carlo l'appoggio è tutto solo, Simone Cioccolini attende sul secondo palo per la deviazione del pari, 1-1. Bianconeri con la reazione in contropiede portata, passando ancora per la banda sinistra, il tiro, Venturelli due volte a mettere in corner. Angelucci a guidare un altro contropiede, provano a toccarlo, poi va giù, è punizione. Lo stesso Angelucci, il tiro col destro, Venturelli la lascia lì e Salvucci trova il gol del nuovo vantaggio dei bianconeri, 2-1 gli ulivi. Corner per il Real Madrid, palla appoggiata a Filippi, c'è Di Carlo libero e viene servito, la finta di Di Carlo, occhio a Di Carlo dentro e azione in fotocopia, stavolta segna Manzone, nuovo pari del Real, 2-2. Merengue sale in postazione col lancio lungo di Di Carlo sulla banda destra con la sfera che spiove, il cross dentro lungo e arriva Filippi, il Real va in vantaggio nel primo tempo, riesce a completare la rimonta, 3-2 del numero 10. Corner per le merengue, spalla dietro, il diagonale che passa, è preciso e imparabile, Fiorini 4-2. Newcastle schiumante di rabbia, va in avanti col tacco e l'appoggio indietro, Marino sul palo e Venturelli con un po' di fortuna. Real Madrid ancora con Filippi messo giù, punizione. La va a battere Di Carlo, il bolide di Di Carlo che piega le mani a Salerno, è il gol del 5-2 del Real. Newcastle dentro, un paio di rimpalli, sfera che rimane lì, il fischio sarà calcio di rigore per il Newcastle, grandi proteste. C'è però il tocco sul numero 8. Salvucci contro Venturelli. Salvucci sotto la traversa, non lascia scampo al portiere del Real. Prova a rientrare in partita il Newcastle. Newcastle che prova ad andare dentro, altra sfera recuperata. Cioccolini al contrasto quando arriva. Il triplice fischio del direttore di gara, 5-3 del Real Madrid che prosegue la sua corsa in Champions League. Approda in finale ed attende la vincente di Schalke 04 e Spagnol. È stata una partita molto tosta, combattuta, si è visto proprio come abbiamo giocato, era molto agonismo che c'era, diciamo che erano la squadra che temevamo di più, si diceva appunto che noi e loro eravamo le più forti, diciamo che questa per me era una finale. Siamo stati bravi, come hai detto te, a tenere il campo, forse diciamo siamo stati un po' più l'esperienza di noi è stata molto maggiore rispetto a loro e va bene così, il nostro obiettivo è raggiunto, speriamo di vincere la finale. Un calo proprio di tutta la squadra, partì dal centrocampista, al difensore, l'esterno, anche chi entrava dalla panchina, comunque alla fine lo so, la partita è stata sofferta perché noi la sentivamo che già dall'anno scorso, ma quest'anno detto, il campo ci ha dato contro e gli avversari sono stati più forti.